Cerchiamo di capire perché si crea confusione tra maggiore pentatonica e minore pentatonica. Perché probabilmente agli occhi di un neofita questa sequenza di note la minore pentatonica e quest'altra sequenza di note do maggiore pentatonica sono la stessa scala, ti ripeto, agli occhi del neofita. Perché? Perché hanno la stessa diteggiatura e quindi di conseguenza hanno le stesse note. Ora, per risolvere, o meglio, per chiarire questo dubbio tra maggiore e minore pentatonica, va fatta una precisazione di natura teorica. Quindi un attimo di pazienza e studiamoci un briciolo di teoria. Scala maggiore pentatonica e scala minore pentatonica sono due scale diverse perché entrambe hanno un sapore diverso, ma soprattutto perché entrambe hanno una struttura diversa e soprattutto perché entrambe fanno capo ad una tonica diversa. Mi spiego. Se io suono Do maggiore pentatonica, la scala avrà la sua struttura e tenderà a Do. Se suono Do minore pentatonica, la scala avrà la sua struttura e tenderà a Do. Ora seguimi. Scala maggiore pentatonica ha una struttura che alterna toni e toni e mezzo. Ora, guardiamola insieme. Un tono tra prima e seconda nota, quindi tra primo e secondo grado della scala, un tono tra seconda e terza nota, quindi tra secondo e terzo grado della scala, e poi per arrivare alla quarta nota dobbiamo percorrere un tono e mezzo. Quarta nota che coincide con il quinto grado della scala maggiore. Poi un tono per andare da quinta a sesto grado, quindi alla quinta nota della scala, ma al sesto grado della scala maggiore da cui stiamo derivando la pentatonica, e poi ci vuole un tono e mezzo per riarrivare al centro tonale, quindi ritornare nel nostro caso a Do. Ok? Ora, la scala minore pentatonica invece ha questa struttura. Un tono e mezzo per andare dalla prima alla seconda nota, un tono per andare dalla seconda alla terza, un altro tono per andare dalla terza alla quarta, ed un tono e mezzo per andare dalla quarta nota alla quinta nota. E poi c'è un tono per tornare di nuovo a tonica. Ora, se noi estendiamo la struttura della scala maggiore pentatonica su due ottave, notiamo una cosa interessantissima. Vale a dire che partendo dall'ultima nota della scala, vale a dire La nella tonalità di Do, io in realtà sto generando una struttura che è uguale a quella della minore pentatonica. Che significa che partendo da un diverso punto della scala io sto generando una scala minore pentatonica. Ecco svelato il motivo per cui Do maggiore pentatonica e in questo caso La minore pentatonica hanno le stesse identiche note, ok? Quindi di conseguenza hanno le stesse identiche diteggiature. Quindi questa cosa mi porta? Mi porta alla regola che per esempio Do maggiore pentatonica ha le stesse note di La minore pentatonica, Sol maggiore le stesse di Mi minore e così via. Detta ancora più in soldoni, data una qualsiasi scala maggiore pentatonica, se la eseguirò a partire dalla sua quinta nota, starò suonando La minore pentatonica della quinta nota. E viceversa, data una qualsiasi minore pentatonica, se la suonerò a partire dalla sua seconda nota, quindi un tono e mezzo più avanti rispetto all'ex tonica minore, starò suonando una pentatonica maggiore. Ora, questa cosa qua è comoda dal punto di vista delle diteggiature, perché in sintesi che significa? Significa che io non devo imparare, se parto per esempio dalla maggiore pentatonica, non devo reimparare le diteggiature della minore pentatonica e viceversa. Ma, al contempo, genera una grossa confusione rispetto all'elemento melodico. Perché? Mi porta a considerare scala maggiore pentatonica e scala minore pentatonica come la stessa identica cosa. Quando invece scala maggiore pentatonica ha una struttura che tende a tonica con un sapore maggiore, e scala minore pentatonica, sebbene abbia le stesse note, ha una struttura che tende alla tonica minore, perché parte dalla tonica minore e quindi vuole concludere verso la tonica minore. Per cui La minore pentatonica vedi,
anche se hanno le stesse identiche note, il fatto di disporre la struttura di toni e toni e mezzo in maniera diversa darà diversi sensi di risoluzione. Una volta verso la tonica maggiore, una volta verso la tonica minore, che fino a questo punto può sembrare molto complicato. Però se ti faccio un esempio pratico ti faccio capire. L'idea è, poniamo il conto di suonare su un'armonia di La minore e consideriamo la nostra sequenza di note, che sarà uguale sia per minore che per maggiore, come centro tonale La minore. Quindi che significa? Significa che io la mia sequenza di note dovrò vederla in funzione di La e quindi dovrò creare delle frasi che tenderanno a risolvere verso La. Prendiamo la stessa struttura, quindi io non cambio diteggiatura e suono pensando a La, ma utilizzando un'armonia in Do maggiore. E vedi che succede. Ovviamente non funziona, ma perché non funziona? Dicevi, ma quelle note sono uguali? Certo. Ma io sto trattando quelle note in funzione di un'altra tonica, le sto vedendo come La minore, non lo sto vedendo come Do maggiore. E che succede quando io suono, o meglio, che succede quando io vado a atterrare sulla nota La mentre l'armonia è Do? Succede che io sto atterrando sul sesto grado dell'accordo che sta suonando, che se hai seguito le lezioni precedenti sai benissimo non essere una nota di risoluzione. Il che fa una grossa differenza. Allora, quindi come faccio ad uscirmene da questa confusione? Come faccio a vedere la stessa sequenza di note una volta come maggiore, una volta come minore? E innanzitutto come faccio ad identificare i punti di risoluzione maggiori e i punti di risoluzione minore? Tra parentesi faccio una breve digressione. Facciamo che io adesso metto una progressione maggiore e uso le stesse note invece pensando a Do maggiore e ti faccio vedere come fila. Se ci sta un abisso, eppure le note sono le stesse. Allora, come faccio? Torniamo a monte. Come faccio a fare questa differenza tra maggiore e minore? Relativamente semplice. Se ti ricordi, qualche settimana fa, mi sa forse proprio la seconda lezione di questa serie sulla pentatonica, ti ho mostrato come identificare il caged all'interno della pentatonica maggiore. Ora ti faccio l'esempio solo su un box, poi magari te lo sviluppi tu con calma su tutti gli altri quattro box. Abbiamo visto per esempio che in questa struttura posso identificare una figura di Do maggiore, quella G. E quindi di conseguenza identificare i chord tones, ti ricordi le note che mi servono come risoluzione. Quindi all'interno di questo shape della pentatonica, se considero Do maggiore, se la considero come Do maggiore, vedo questo shape, quindi la forma G. Se invece lo considero come La minore, vedo questa forma di La minore. E quindi mi creo dei punti di risoluzione che saranno La, Mi, La, Do, Mi, La, o meglio ancora, prima, quinta, prima, terza minore, quinta, prima. A questo punto potrò reinterpretare la struttura della scala, quindi la diteggiatura che ho visto, in funzione della nuova tonica minore. Ovviamente devo fare il lavoro per gli altri quattro box della scala. Ora, detto questo, quale vuole essere il punto di questa lezione? Il punto di questa lezione vuole essere innanzitutto la consapevolezza di suonare una scala e vederla come una scala maggiore o vederla come una scala minore, di identificare innanzitutto l'accordo maggiore o minore a seconda di come consideriamo quella sequenza di note, anche se è uguale per entrambe le scale, ma soprattutto vuole essere un consiglio, e cioè come fai tu da studente ad approcciarti a questo sistema senza andare in confusione. L'idea è molto semplice, o almeno per me ha funzionato, spero che funzioni pure per te.
Se io analizzo ognuno degli shape come una sequenza neutra e poi all'interno di questa sequenza neutra vedo la tonica di volta in volta, probabilmente incomincio ad orientarmi sia per il maggiore che per il minore. E l'esempio te l'ho fatto con il caged, la scala più amata dai chitarristi, vista come una sequenza neutra, può essere uno shape G se vedo la tonica sulla seconda nota a mia disposizione nel box. Può essere uno shape E, quindi Mi, minore, se vedo la tonica come la prima nota di partenza. Se io ragiono in questo modo, quindi anche senza conoscere il caged, magari mi scrivo gli shape della pentatonica senza tonica e poi con un colore evidenzio la tonica maggiore e con un colore evidenzio la tonica minore, già comincio ad avere il quadro della situazione più chiaro. Comunque, questo argomento è un argomento abbastanza vasto che tra l'altro nel mio corso La pentatonica da 0 a 100 tratto in maniera un attimo più approfondita, ma comunque credo che già con questa video lezione le cose dovrebbero essere più chiare. Io per questa settimana ti saluto e concludo qui la lezione. Ti invito come sempre ad iscriverti al mio canale YouTube e soprattutto a cliccare sulla campanellina delle notifiche per rimanere aggiornato e se ti va e se ti fa piacere condividere questo video sui tuoi canali social come forma di ringraziamento. Ok, noi ci vediamo settimana prossima con un'altra lezione.